Buongiorno a tutti e bentornati nella mia cucina tutta rosa. Qui per voi è sempre Jess e direi di partire con la rubrica di oggi. Allora, questo è un piatto che mi porta sicuramente addirittura ai tempi dell'asilo nido. Allora, partiamo con la lista degli ingredienti per queste polpette di tonno. Allora, tonno sott'olio, patate già bollite, della ricotta di pecora, menta fresca, basilico fresco, olio extravergine d'oliva, sale, pepe e parmigiano reggiano grattugiato. Allora, questa è una vera e propria ricetta che non richiede, a parte le patate, cotture, quindi appena pronte sono, diciamo, facili anche da mangiare senza aspettare che si raffreddino o che stiano qualche ora in frigo. Partiamo subito con le patate bollite, mettiamo dell'olio, se riesco ad aprirlo. Facciamo prima così. Ok, sale e del pepe. Perché ricordo d'infanzia? Queste polpette qui mi riportano esattamente a quando da piccoli i nonni o anche le scuole ti devono abituare a mangiare pesce. Diciamo che sono sempre le cose un po' più facili come le polpette ad invogliare i bambini ad assaggiare cose come il tonno, il merluzzo, le soiole, che sono cose comunque pesci che si trovano sempre senza spine, delicati per i bambini. E quindi insomma mia nonna mi faceva queste polpette proprio per ingannarmi e mano a mano abituarmi a mangiare pesce. Ma si possono mangiare anche quando si è adulti, come in questo caso, secondo me servono anche come aperitivo o anche come un secondo di pesce quando diciamo in estate abbiamo poca voglia di cucinare tante cose. Allora, patate bollite, ricotta. E poi con il cucchiaio andiamo a schiacciare il tutto. Se volete potete anche aiutarvi con uno schiacciapatate. Una volta schiacciate tutte le patate bollite, andrete ad aggiungere la ricotta. Queste polpette qui ovviamente non richiedono l'uso né di pan grattato né di pane e neanche di uovo, perché sennò poi andrebbero ovviamente cotte se ci mettiamo l'uovo, perché se invece avete voglia di andarle ovviamente a cuocere, potete fare anche in versione fritta, accompagnate da una buonissima maionese super fresca fatta in casa. Se alternate un altro tipo di pesce, ovviamente le potete fare anche al forno. Anche di salmone sono molto buone, eh. Questa diciamo che è una ricetta anche per chi non sa cucinare, perché non deve cucinare niente, mischia tutti gli ingredienti insieme, forma le nostre palline, quindi le nostre polpettine e sono pronte così da mangiare e gustare in compagnia di amici e parenti. Il parmigiano non è necessario.
serve soprattutto per dare un gusto in più, ma se le volete fare super light o comunque per un qualcuno che non mangia tutti i tipi di formaggio, per la lattosio o quant'altro, potete sicuramente cercare di rimediare con altri ingredienti, anche un filo d'olio per compattare, state tranquilli. Ok, allora ho quasi praticamente spezzettato tutte le patate. Ora sta un po' a voi, nel senso, volete aggiungere già tritate finemente basilico e menta? Lo potete mettere ovviamente all'interno del vostro composto e poi fare le polpettine. Se invece non siete sicuri che sono, diciamo, aromi che possono piacere a tutti, possiamo fare delle salsine con appunto il basilico e la menta. In primis appunto ovviamente una maionese al basilico, la maionese alla menta, che sono comunque molto fresche e giuste per accompagnare le nostre polpettine di tonno senza essere troppo invadenti e diciamo andare a omettere, a cancellare il gusto originale delle nostre polpettine. Perché alla fine, se andiamo ad aggiungerci anche per esempio un pomodoro tipo secco sott'olio in questa composizione, sembra alla fine un pseudo tramezzino un po' rivisitato fatto a polpetta. Quindi, come il tramezzino di tonno e pomodoro ha di base uno strato di maionese, senza andare ad invadere troppo il gusto, anche per queste polpettine ci stanno benissimo. Ok, allora. Faccio un ultimo check con la forchetta. Ah, mi raccomando, ovviamente devono essere belle fredde quando andiamo a fare tutto il nostro lavoro, perché se sono calde, a parte che la ricotta si va a sciogliere, quindi non abbiamo più diciamo un composto bello solido. Ma poi è proprio tutta l'essenza di questo piatto che è... Perfetto. Una volta fatto il nostro... patate bollite, qualche fogliolina tritata all'interno di menta e di basilico bello fresco, che danno proprio la sensazione di estate, secondo me sono proprio le due erbe, diciamo i due odori che per eccellenza richiamano l'estate. Ok, li andiamo a mettere all'interno, mettiamo il tonno, un altro goccino d'olio.
pepe e il nostro parmigiano. Ora mischiamo bene tutto, cercando di sminuzzare ulteriormente . Aggiungiamo dell'altro parmigiano. Finiamo di amalgamare bene il tutto. Così da avere un composto sicuramente bello denso, compatto, così che andiamo a formare le nostre polpettine e non si vadano a sfaldare o ad aprire. Allora, con i guanti formo le mie polpettine e prendo anche un piatto per andare a posare una volta fatte le mie polpettine. Allora, ecco una cosa che magari vi può piacere, e quando insomma facciamo le nostre polpettine potete passare le polpettine nella, non lo so, granella di nocciole, pistacchi, di noci, qualsiasi cosa insomma di frutta secca, anche semi di papavero, semi di sesamo, giusto per dargli, non so, diciamo un crunch alla parte esterna. Se no, anche così sono super buone, eh? È semplicemente al momento della presentazione, magari questo così vi può sembrare troppo delicato anche nei colori, e un po' di semi di sesamo danno un colore in più. Anziché, se li trovo, posso anche farvi vedere come vengono. La cosa anche carina di queste polpette, potete farle grandi, piccole, una regola, no? E sono facili insomma da anche dare forma, no? Non è che richiede impegno. Ovviamente più piccole le fate, più polpette riuscite a mangiare.
Allora, fritte, perché stavo pensando, no? C'è chi è anche d'estate è amante del fritto. Queste polpette fritte, non lo so, sicuramente fritto è buono tutto, lo sapete. Ma questa polpetta, non lo so, dovreste provare, magari, non so se fare un'impanatura doppia, quindi farina, uovo, pangrattato, solo farina, o se fare solo pangrattato. Però la prossima volta sicuramente le proverò e vi farò sapere come vengono e anche perché parliamo di un qualcosa che adesso è bello freddo, da frigo. Andarlo a friggere, chissà se all'interno rimane oppure no, il cuore freddo di questa polpettina o se si va a scaldare leggermente, ok, con ovviamente l'esterno della panatura fritta. Allora, intanto, siccome ho trovato i semini, vi faccio vedere. Così ne mettiamo un po' sul piatto e quello che è da fare è molto semplice, la girate su se stessa e andate a coprirla interamente con i semini, così. Allora, se volete per colore potete anche fare alcune con seme di sesamo, altri con granella di pistacchi, altre ancora con semi di sesamo, di papavero, e avete ovviamente tre colori diversi. Se però avete voglia e tempo, potete anche, diciamo, assegnare un fate le di tonno, le potete fare altre con la mortadella, altre cambiando semplicemente, quindi anziché avrete un qualcosa di diverso e a questo meraviglioso aperitivo super fresh e super light, perché alla fine sono dei pasti completi. Ok, allora, dopo aver fatto le polpettine, la maionese, andiamo a mettere qualche foglia di basilico così. Un più di olio, cucchiaino e mischiamo bene. Prendo il piatto, questo nero. Mettiamo
tre polpettine. Una foglia di menta sotto, una di basilico, anzi due di basilico perché questa di menta è troppo piccola. La nostra maionese, voilà, super semplice, ma pieno di gusto. Allora, pulisco leggermente qui. Ok, abbiamo completato questa meravigliosa polpettina di tonno. Patate ricotta, mi ha riportato tantissimo alla mia infanzia, mi raccomando di replicarla, ma io ovviamente come sempre devo assaggiare. Quindi, già così senza impanatura di semi di sesamo è buonissima. Questo è il risultato finale. Ah, e tra le altre cose mi è venuto anche in mente, se volete potete anche fare una ciotolina con un po' di salsa di soia e vi posso assicurare che darà quel tocco in più alle polpette. Grazie per avermi seguito, un bacio a tutti e buon pranzo!